Mario, anche qui ti sei destreggiata nella fiction, nel romanzo, sì, no? È la prima volta perché volevo avvicinare molto di più le persone all'Afghanistan, anche alla cultura, alle atmosfere, ed è un viaggio tra ieri e oggi raccontato con le voci delle donne, con questa Poi principessa. Tu l'hai visto, la conosci l'Afghanistan? Beh, io lo conosco bene, questa principessa afghana è realmente esistita, è stata anche una persona con la quale, che mi ha aiutato molto a capire il suo paese negli anni in cui viaggiavo in Afghanistan, e avevo bisogno di capire anche quei meccanismi un po' strani della politica afghana che hanno riportato dopo 20 anni anche i talebani al potere. È stato uno shock. La cosa straordinaria è che ad agosto è successo l'ira di Dio, ma ormai non se ne parla assolutamente più. Sì, infatti il mio libro è un modo per cercare di tenere una luce accesa sul dramma delle donne afghane, e conoscendole anche meglio, ci sono le loro storie nel libro, e quindi è anche un modo per avvicinarci a loro. Grazie. Vado da Francesco Magnani, pronto per l'area che tira. Buongiorno. Eccomi qua. Buongiorno Andrea.